Ciao ragazze, allora nuovo video, scusate intanto per l'aspetto ma vengo da 2 ore di pronto soccorso e adesso sicuramente dovrò riandare, ma comunque niente di così grave. E sono venuta proprio adesso qui da Lidl, oggi è lunedì, volevo vedere tutte le novità che comunque erano presenti oggi in negozio e acquistare anche un qualcosina perché comunque ero curiosa soprattutto di alcune novità sulla The Italian Gringo. Quando sono arrivata in negozio devo dirvi che ho trovato un bel po' di cose che non avevo visto sul volantino. Come già vedete, ve l'ho già spoilerato, ho anche acquistato appunto qualcosa di cui vi parlerò subito. I prodotti della The Italian Gringo non era riportato sul volantino, ma in negozio ho trovato il Natural Scrub più gel doccia Cowgirl. È praticamente il Natural Scrub, quindi per farvi capire quella confezione di cui vi ho parlato nello scorso video, composta da tutte quelle mini confezioni da 30 grammi piccoline grigie, insieme al gel doccia. La confezione contiene 75 ml di gel doccia e 25 grammi di scrub naturale, quello a base di mais. Viene 2,99 euro e devo dirvi che ha un inci abbastanza buono, non proprio perfetto, ma ci siamo, non è male. Essendo un prodotto a risciacquo direi che può andare. Ho trovato poi, sempre della The Italian Gringo, il fango corpo Cowgirl contro gli inestrismi della cellulite, e anche questo prodotto già lo avevo acquistato in precedenza e devo dirvi che mi sono trovata molto bene, quindi se lo trovate assolutamente ve lo consiglio. Abbiamo poi il Tinozza Calda, guanto per il massaggio e il delicato trattamento esfoliante del corpo per fare un delicato scrub. Riguardo le candele troviamo poi il candelotto dinamite e il cubo al pepe. Io tra questi due avevo già acquistato il cubo al pepe, ma sinceramente non mi era piaciuto, e il prezzo dovrebbe essere di entrambi di 2,99 euro. Se magari volete una candela decorativa carina, sì, ve lo consiglio assolutamente, però comunque almeno il cubo al pepe non ha alcuna fragranza. Riguardo poi la The Italian Gringo, come vi ho anticipato nello scorso video, ho acquistato il deodorante in stick che mi incuriosiva moltissimo in quanto è 100% naturale, è astringente, favorisce la regolare traspirazione della pelle senza alcol né profumo, senza siliconi né parabeni. Infatti è semplicemente un deodorante composto al 100% di allume di rocca. Io non vedo l'ora di provarlo, soprattutto perché voglio capire se è adatto alle pelli sensibili. Riguardo la linea Sien San troviamo lo spray solare Classic SPF 30 alta e il Sien San latte solare Classic SPF 50. Credo che entrambi siano delle novità. Il Sien San spray solare Classic da 30 protezione 30 contiene 200 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e ragazze non ha proprio un buon inci, perché comunque oltre ad avere filtri chimici e fisici contiene anche profumo, disodium e DTA, BHT, insomma non è un granché, non ve lo consiglio. Come anche non vi consiglio il Sien San latte solare Classic SPF 50, la confezione è da 250 ml e ha un PAO di 12 mesi e anche qui l'inci è pressoché simile al precedente. Riguardo altri prodotti che ho trovato appunto in uscita oggi, abbiamo due spazzolini da denti sia per grandi che per piccini, e poi in più ho trovato la spazzola per la pulizia del viso che è un Simil Clarisonic a 24,99 euro, la piastra, quella per le onde beach, quella delle onde di Belen per capirci, ma della linea di Paris Hilton, e mi sembra veniva sui 25 euro, e poi ho trovato anche il rimuovi calli della Silver Crest a 12,99 euro, ed ancora il kit per fare il semi permanente in casa. Naturalmente non so se queste promozioni sono solo per il mio punto vendita, che sono prodotti rimasti dalle vecchie limited edition qui, oppure sono magari prodotti che si possono trovare
Ecco, questo dovreste farmelo sapere voi nei commenti. Ultima cosa, ma non per importanza, è tornato l'espositore con i solari, sia per bambini sia che il dopo sole, e naturalmente anche i classici latte solari per gli adulti. Riguardo questo argomento vi ho fatto già un video, ve lo lascio qui sopra nelle schede, giù nell'info box, in quanto l'anno scorso vi ho spiegato bene perché non adoro moltissimo questa linea Sien San. Anzi, ci sono alcuni prodotti che mi piacciono, mentre altri un pochettino di meno. Comunque ragazze, con questo è tutto. Qui ancora in settimana vi farò vedere tutti gli altri acquisti, quelli di giovedì, che sarà comunque il giorno in cui usciranno le cose secondo me più carine. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!